Nel 2001 la copertina della nostra rivista era dedicata a un disegno di Alice Marinoni. Alice è autistica e comunica attraverso la pittura, attraverso i suoi disegni. Siamo sempre stati affascinati dalle esperienze che approfondiscono la questione del linguaggio, sia verbale sia non verbale. E voleva le ali ai piedi, è il titolo della mostra di Chiasso che vi presentiamo oggi. E parte da un'esperienza sostanzialmente quotidiana che la mamma ci racconta, che è quella di distribuire nelle stanze scarpe e vestiti tutti i giorni. Questa esperienza, che di per sé avrebbe potuto essere una stranezza che crea un po' di problemi di comportamento, di relazione, eccetera, è diventata invece lo spunto per una produzione artistica. Infatti la mostra è proprio dedicata a questa operazione, se vogliamo, di distribuzione delle scarpe e dei vestiti, che si è trasformata in una espressione artistica, che si è trasformata in un modo per dire delle cose, certo complicate, ma per comunicare. Vi proponiamo questo incontro con Mirella Marini, la mamma, di Alice, che è un'artista anche lei, proprio per mettere un altro tassello in questo affascinante mondo della comunicazione. Io le ho messo piuttosto l'interesse così un po' sulle scarpe per evitare tutto quel rito quotidiano di portare le scarpe in giro per la casa, no? Non sappiamo molto bene perché per lei è così importante quando si alza da letto andare prima di tutto a prendere tutte le scarpe per portarle a visitare le stanze, non lo sappiamo. Pensato forse anche disegnandole, magari si rompe un po' questa abitudine, ma le ha fatte molto volentieri, anzi le piace, ha sempre avuto questo interesse, per cui le fa proprio con grande interesse, però continua a fare i suoi riti di trasporti per la casa. Con l'età più o meno di tutti i bambini ho cominciato a fare così scarabocchi, cercando di fare la figura umana. Non si sa bene se uno fa se stesso, se fa la mamma, no? E poi la sensibilità che abbiamo notato subito è stato per il colore. C'era sempre una gran ricercatezza negli accostamenti dei colori, anche nelle mescolanze, con molta attenzione lei intendeva cercare un colore e mescolava tutte le varie cose finché non arrivava a quello che voleva, perciò insomma non era così del tutto casuale. Non le ho dato materiali, non l'avevo neanche pensato. Per cui è andata in cortile e ha trovato una latta di pomodori vecchia, no? L'ha aperta col martello, l'ha tutta battuta e poi me l'ha portata per dirmi che appunto anche lei avrebbe voluto fare incisione sul metallo come aveva visto che io facevo. Alice non cerca magari mai di intervenire o di darle consigli a modo suo sul suo lavoro. Sì, quasi mai. Però appunto una volta voleva che io mettessi del bianco su un quadro e io non ho voluto, ma poi sono andata via e quando sono tornata la parte bianca che lei voleva c'era, l'aveva fatto lei. Perciò si vede che lì proprio secondo lei era indispensabile. E per lei è una gioia tale dipingere perché è evidente che è l'unico mezzo che ha. Di espressione, anche nel movimento ha abbastanza difficoltà, per cui è veramente l'unico mezzo, è molto felice quando dipinge, infatti si nota da tutto, dai colori, da come sistema le cose sul foglio, no? Nell'insieme, le proporzioni, tutto. Anche le dimensioni sono molto importanti, credo, perché io avevo insegnato in una scuola dei ragazzi sordi, appunto, a Lisbona. Non erano così aperti, così spontanei in generale. Alcuni facevano proprio disegnini ai lati del foglio, per esempio, cose molto piccole, molto trite, diciamo così. E
E si vede che quella loro sofferenza usciva anche fuori nel disegno, mentre nel caso di Alice non sembra proprio, sembrerebbe l'opposto. Io credo che il fatto di averla portata molto fuori a fare molte esperienze credo che abbia aiutato tanto. Perché da piccola avrebbe voluto farsi capire, non aveva nessun mezzo, per cui gridava, gridava, era veramente difficile vivere con lei. Invece adesso è un tesoro, ecco. Fa i suoi lavori, è felicissima, adesso anche a casa lavora a maglia, per esempio, sempre colori molto vivaci. Si vede che, insomma, abbiamo preso delle iniziative giuste.